E sono terminate le Olimpiadi di scacchi 2022, abbiamo l'Uzbekistan che vince la medaglia d'oro negli Open, ossia in quelli maschili, e l'Ucraina che vince nel femminile. L'India vince il premio Gaprindashvili, che è un premio che viene dato a quelle squadre che si sono dimostrate, che hanno ottenuto un buon risultato sia nei maschili che nei femminili. Quindi ottimo risultato anche per l'India, questa nazione che sta veramente dimostrando tanto, e vediamo che l'India non ha vinto solo questi premi, ma vediamo la classifica finale: Uzbekistan in primo posto, Armenia subito dietro, e poi India 2, India e gli Stati Uniti d'America, che era composto da uno squadrone a dir poco, si è posizionato quinto. Moldavia, Azerbaijan, ricordiamoci queste squadre, uno dice ma l'Uzbekistan, l'Azerbaijan, ragazzi, Azerbaijan era nato Garry Kasparov, cioè giusto per farvi capire che quelle nazioni che magari noi non consideriamo o sappiamo a malapena come si chiamano, lì c'è una grande tradizione scacchistica. E anche l'Olanda undicesima a seguire Spagna, Francia, l'Italia purtroppo non ha avuto un bel servito. Adesso andremo a vedere classifica dei femminili: Ucraina prima, Georgia, India ancora lei, Stati Uniti ancora dietro, Kazakistan. E andiamo a vedere l'Italia. Italia si posiziona 47esima, non male, ma sarebbe potuto andare meglio. E vediamo, giusto per curiosità, la Norvegia del campione del mondo Magnus Carlsen, che è arrivata 59esima. Quindi ci siamo posizionati prima della Norvegia, il che non è assolutamente male. E andiamo a vedere ora il premio di scacchiera. Come sapete, queste Olimpiadi si giocava a squadre 4 contro 4, quindi c'era una scacchiera 1, board 1, board 2, board 3, board 4. E vediamo chi sono stati i migliori della prima scacchiera. Senza ombra di dubbio vince la medaglia d'oro il grande Gukesh, che ha fatto un 8 su 8 fino all'ottavo turno, poi si è pochettino perso, ma comunque ha fatto una performance eccezionale. Quindi India vince la medaglia d'oro per la prima scacchiera, dietro c'è Abdusattorov, che in questo momento non riesco a... ah, Uzbekistan per fortuna ce l'ha scritto qui. Carlsen dietro prende la medaglia di bronzo sulla prima scacchiera. Andiamo in seconda scacchiera, ancora un indiano, Nihal Sarin, tutti giovani, fortissimi, gran maestri, e qui si intravede forse qualche bandiera italiana, fra poco la inizieremo a intravedere, forse qualcosa. Ok, terza scacchiera, Howell, gran maestro molto famoso, ottimo risultato, abbiamo l'Odici in 19esima scacchiera. E andiamo in quarta scacchiera con un altro uzbeko, e India quinto posto, quindi siamo veramente messi bene, Sonis in 20esima posizione. E finiamo, come dicevamo, con il premio Gaprindashvili, che prende il nome dal primo gran maestro femminile, prima donna che è diventata gran maestro, quindi questo premio prende il nome, come dicevamo, è la somma tra l'Open e il femminile. Primo posto l'India, che ha praticamente ricevuto due medaglie di bronzo, terzo posto per l'Open, terzo posto per il femminile. Stati Uniti d'America, India 2, terzo posto. Come sapete l'India schierava tre squadre: Armenia, Azerbaijan, Polonia, Ungheria, Kazakistan, Germania, Lituania, Georgia, e purtroppo noi non siamo nei primi 30. Va bene, è stata un'esperienza, non ci abbattiamo, abbiamo avuto degli ottimi risultati, bisogna solo continuare per questa strada. Alla prossima!